prima varietà che presentiamo di oggi di Lima Green è LG Astrolabe. Quali sono le caratteristiche principali di questa varietà? Appena introdotti, siamo al primo anno commerciale. LG Astrolabe è un ciclo medio, pianta contenuta, potere di accestimento elevatissimo. In questo campo abbiamo circa 1000 spighe al metro quadro, quindi consigliamo la varietà dove? Terreni difficili, dove le piante accestiscono poco, terreni molto ricchi di sostanza organica perché regge molto l'investimento, non ha problemi di allettamento, produce tantissimo. Le caratteristiche qualitative delle LG Astrolabe è un panificabile con un W che va tra i 190 e i 220, un PSUL molto contenuto. E le LG Astrolabe risulta molto tollerante alle principali fisiopatie, in particolare a septoria e le ruggini, e anche una buona tolleranza alla fusariosi della spiga. E le LG Origa è tra le ultimissime varietà lanciate dal gruppo Lima Green Europa. Quali sono le sue caratteristiche? È un ciclo tardivo, ma ha la capacità di chiudere velocemente il ciclo, quindi di portare un peso specifico comunque sempre molto elevato. Come potete vedere in campo, LG Origa è una pianta estremamente sana, estremamente contenuta nella taglia. Anche in questo caso il numero di piante è elevato e ha un buon infettimento, quindi possiamo utilizzare la varietà sui terreni con una dotazione di sostanza organica molto elevata. La qualità è estremamente interessante per LG Origa perché è un panificabile superiore. Il range tra i 220, 270 W e lo 0,7-0,5 massimo di PSUL. Crediamo che questa varietà per il futuro possa dare delle grandi soddisfazioni agli agricoltori perché la produzione che massimizza per ettaro è estremamente elevata. Per quanto riguarda l'aspetto delle fitopatologie, LG Origa è una tra le piante più sane. Ottimissima la resistenza, tolleranza a septoriosi e ruggine e anche buonissima la tolleranza alla fusariosi della spiga. Siamo sul parcellone di Atoris. Atoris è una varietà di frumento duro del gruppo Lima Green, non è di recentissima introduzione, però sul frumento duro possiamo dire che normalmente le varietà, quando sono apprezzate, continuano a essere apprezzate sul mercato e continuate a seminare per più anni. È il caso di Atoris, che al centro nord Italia si comporta molto bene. Perché? Quali sono le caratteristiche fondamentali per un frumento duro al nord Italia? Beh, in primis la tolleranza all'allettamento, in questo caso a Toris ha una buona tolleranza. Anche la resistenza ad alcune virosi portate da microrganismi del terreno sono importanti, in questo caso lui è abbastanza tollerante. E poi infine la qualità. A Toris è una varietà con una buona qualità generale, come indice di glutine, come giallo, come tolleranza alla bianconatura. Per quanto riguarda l'aspetto delle fisiopatie, come ben sapete, i frumenti duri necessitano comunque di trattamenti fungicidi, in particolare la spigatura per la fusariosi delle spighe, ma comunque è una varietà che si comporta molto bene. In questo caso la varietà è un'esclusiva di Semilla CGS per il nord e centro Italia.